Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Bentornati a Destra e Sinistra. Carlo Besana della Lista Civica, noi con Claudio Burlando. Perché il lavoro al primo posto, secondo lei, tra quello che dovrebbe fare il nuovo presidente della Regione Liguria? Beh, al primo posto penso non solo in Liguria. Poco fa Rixi diceva che c'è lavoro dove governa la Lega. Io mi ricordo che in Lombardia sono l'unico padano presente questa sera, d'origine quantomeno. E in Brianza il lavoro c'era anche quando governava la DC. Cioè sono dei dati storici che qua c'era prima quali, il lavoro, adesso Oggi i dati del lavoro sono su scala nazionale, terrificante, non solo in Liguria. Nei quartieri popolari oggi il problema è che manca anche il lavoro precario. Quello che prima c'era oggi comincia a mancare. E questo crea difficoltà nelle famiglie che un tempo col lavoro precario riuscivano comunque a tirarla fino a fine mese, e oggi questo porta nuove difficoltà. La giunta regionale uscente ha lavorato molto sotto questo aspetto, stabilizzando molti precari e creando anche degli incentivi per favorire nuova occupazione. Ha lavorato molto, ma probabilmente non abbastanza. Beh, certo. Lo interpretiamo così, questo dato? Occorre continuare su questo filone, secondo me aggiungendo anche due elementi importanti. Uno, il legame col turismo. Cioè questa regione può provare, rispetto agli anni 60, un rilancio dei posti di lavoro se lega il suo sviluppo al turismo. E può trovarlo anche all'interno di quelli che sono i percorsi anche delle attività sociali. In tutto il mondo le attività sociali creano posti di lavoro. Su questo filone occorrerebbe fare una seria riflessione e soprattutto mettere un pochino mano all'insieme del mondo dell'associazionismo e traguardare poi dei progetti che procurino lavoro anche attraverso questo settore. Cosa da lei? Perché mi ha incuriosito quel video che avete fatto. Inevitabile, no? Lei è nella lista che si chiama Noi con Claudio Burlando. Claudio Burlando, che si dice, al di là del fatto che insomma non abbia firmato per la Gronda, ma non certo per le stesse motivazioni per le quali voi al CEP, lei ha fatto un video contro la Gronda, ma perché insomma Burlando ha detto: io sono a favore della Gronda, però voglio che si faccia anche il tunnel della Val Fontana Buona. E nessuno gli ha detto che non viene fatto. Sta con Burlando nella lista civica di Burlando, fortemente voluto da lui in lista, e che fa? Fa un video di protesta contro la Gronda. Un video protesta contro Burlando e neanche contro la Gronda. No, contro la Gronda, non la vuole. In senso stretto, nel senso che nel video si metteva in evidenza: uno, il dibattito pubblico così tanto sbandierato non c'è stato. Qui io ho avuto un incontro molto sereno. Però quella è una questione di forma. No, è anche di sostanza. Perché io parto da un presupposto. Chiunque amministri, essendo delegato dal popolo, può benissimo decidere da solo. Nessuno glielo vieta. Poi, se farà bene, sarà gratificato all'appuntamento elettorale successivo, se farà male se ne andrà a casa. Se si decide, ed è quella la modalità che io preferisco, di condividere i percorsi e le decisioni con la gente, allora lo si deve fare seriamente. E se la gente è contraria, occorre provare dei percorsi che arrivino poi a trovare dei punti di raccordo con la gente, perché spacciare il percorso della Gronda come un percorso condiviso con la gente, e mi si viene a dire: c'era tanta gente, sì, ma tutta la gente diceva di no, e quindi è un po' come, bene, se vogliamo. Però immagino che lei, candidandosi con Burlando, abbia sottoscritto il programma di Burlando, sia la Gronda. Non esiste, lei non lo il programma non lo di vuole. Burlando. No, allora, il fatto di avere delle divergenze su alcune tematiche, e viva Dio, cioè non è che uno, siccome entra nella lista fondamentale, no? Beh, ci sono tanti altri passaggi fondamentali che io condivido pienamente, cioè tutto quello che è l'operato della giunta di centrosinistra, io lo trovo in regione, io lo trovo largamente condivisibile, perfettibile sicuramente. Su alcuni passaggi ci sono delle divergenze d'opinione, ma come si dice che una società si arricchisce quando è multietnica, perché c'è più dialogo, c'è più possibilità di apprendere, e così anche all'interno dello schieramento politico le diverse opinioni creano confronto e quindi cresce. Perché ha messo il tema della società multietnica. No, ma a me piacerebbe vivere in un mondo nel quale c'è posto per tutti. Anche a me. Nel quale non occorre chiedere il rispetto di una legge per garantire la libertà di culto. Cioè, mi piacerebbe che la libertà di culto fosse garantita al di là della Costituzione, anche che comunque lo dice. Mi piacerebbe vivere una società in cui non ci siano forze politiche che, per raccattare qualche voto qua e là, vanno ad agire sul sentimento della paura, cavalcandolo e creando spaccature all'interno dei territori. Ecco, questo a me piacerebbe. Purtroppo viviamo a Genova un momento nel quale la Lega, che aveva visibilità vicino allo zero, era assolutamente invisibile in questa città, mentre in altre regioni ha una sua forza anche consolidata, ha trovato un terreno fertile da cavalcare, l'ha fatto suo, e l'errore è stato quello delle parti politiche opposte
di lasciare questo spazio. Però mi faccia capire, lei dice ha trovato terreno fertile, ma se c'è chi ritiene che la Lega dica delle cose sensate, lo fa perché ha un lavaggio del cervello o perché si riconosce in quello che dice? No, io rispetto assolutamente tutto quello che dice la gente, ci mancherebbe. A volte però un certo tipo di risposte vengono anche abbastanza indotte. Se io chiedo a mia mamma, che vive in Brianza e che anche in Brianza ormai ci sono tante presenze etniche diverse dal Brianzolo Doc, se chiedo a mia mamma, ti può far piacere che qualcuno che non è cristiano possa pregare in un posto pulito? Ma cosa c'entra il discorso di pregare? Direbbe, non c'entra proprio niente, caro Bezzano, non c'entra niente. Ma non c'entra, non vuol dire che non faccio pregare. C'hanno cinque luoghi, di cui uno al CEP, un attimo, dato dal comune di Genova, non mi sembra che fermo un attimo, facciamo un attimo, Rixi, fermo lì, il popolo, fermo lì. Questo è proprio l'atteggiamento, si commenta da sé, quindi è inutile. È la dialettica politica. No, non è la dialettica, questo è becerume politico. Se si chiede ad una persona, ad una persona anziana, come può essere mia mamma, se le può far piacere che qualcuno preghi, pur essendo di fede diversa, sicuramente dirà di sì o probabilmente di sì. Se lei si va a chiedere, non hai paura che se vengono gli islamici a pregare poi arrivi qualche terrorista? Ecco, questo è l'elemento che distorce un pochino il dibattito, lo porta su livelli diversi, fa diventare questa riflessione una riflessione più di pancia che di testa, e quando la riflessione diventa di pancia poi si arriva alle situazioni in cui territori assolutamente tranquilli come sono quelli della Gaccia diventano poi terreno di contese che non esistono. Bezzana, e allora facciamo un cattivo servizio alla città tutta. Bezzana, lei cosa ne pensa? Bisogna fare le cose con buon senso. Della bus via in Val Bisagno. Allora, conosco abbastanza quella zona perché ci ho lavorato i primi 3 anni in cui sono venuto a Genova, quindi dal 93 al 95, 96. È una zona molto congestionata e occupare un pezzo di strada bloccando le mezzi privati francamente mi lascia molto perplesso. Però quello quindi che anche lei dice... Però quello che mi lascia più perplesso... È il caso di rivederla. No, quello che mi lascia più perplesso e secondo me dovrebbe essere un punto focale di qualunque amministrazione arriverà poi a governare la regione, mi auguro ovviamente che sia il centro-sinistra, ma fosse anche il centro-destra, quello di porre al centro dell'azione politica la condivisione con la gente. Cioè i meccanismi che ci sono, sono consolidati in molti altri paesi, i nostri quartieri li abbiamo sperimentati con successo anche con la regione, la modifica alla legge sulle case popolari l'abbiamo fatta al CEP, coinvolgendo 7 comitati di quartiere in un confronto diretto con l'amministrazione pubblica. Ecco, allora, parlare con la gente, ma decidere insieme. Perché se si decide insieme non si arriva poi ad avere la gente per strada che protesta. Non decide più insieme nemmeno alle sue istituzioni, cioè l'ha detto bene Siri con i municipi. Cioè ormai il comune viaggia su un'altra linea, nel senso che la giunta decide e non comunica nemmeno più. Ma vi rendete conto che noi siamo l'unica città del mondo, non d'Italia, dove paghiamo il parcheggio, cioè le famose strisce blu, cioè il parcheggio a pagamento, ormai è dappertutto a pagamento, con la stessa tariffa sia in centro città che in periferia, cosa che non esiste, nessuna città del mondo. Quindi questo perché non c'è condivisione, però voglio dire, le stesse forze politiche che oggi governano la regione governano pure il comune, quindi voglio dire, qualche cosa non va comunque nel meccanismo, quindi siete voi stessi però che state governando il comune. Nel quartiere che è di riferimento al Presidente Siri c'è in atto un grosso percorso condiviso che riguarda finalmente gli spazi del Lagaccio, con tanta difficoltà, con molta lentezza. Ma non è condiviso? Il lavoro, l'allargamento della strada attorno alla caserma Gavoglio è frutto di un percorso partecipato con la gente, è un piccolo pezzo, però è da lì che secondo me si deve partire. Oggi ci sono le possibilità di mettere in atto delle modalità di partecipazione che fanno sì che si attenui la frizione tra il territorio e le amministrazioni pubbliche. Cosa sulla quale parlo con quelli che sono candidati, vi impegnerete nel caso in cui doveste arrivare in consiglio regionale? Bezzana. Ma il tema che a me sta più caro è proprio quello del colloquio continuo col territorio. I processi di partecipazione sono quelli che hanno caratterizzato questi anni miei al CEP e con la farmacia prima e poi da persona totalmente impegnata in questi percorsi. Sono quelli che consentono poi di dare le risposte più precise a parte delle amministrazioni. Un tempo c'erano i partiti che avevano una presenza forte sul territorio ed erano in grado di avere le antenne pronte da trasferire in progetti, eccetera. Oggi questo ruolo viene meno. E occorre che la gente prenda... Per quello ha scelto una lista civica. Esatto, la gente deve essere al centro dell'azione politica, deve appropriarsi di questa parte che è stata lasciata libera dai partiti prima che se ne appropriano forze che hanno magari obiettivi diversi da quello della vivibilità. Siri, lei? Io sono